avanti? Come, no, come è andata? Io ho un marito meraviglioso che mi è stato vicino dal primo momento e accompagnandomi negli ospedali, lui che come sente l'odore dell'alcol, non dico che sviene, ma però quasi. Sì, è stato, devo ringraziarlo perché è stato meraviglioso, a parte anche tutti gli altri. Ma a teatro sono venuti a trovarmi? Sì. Amici? Sì. Cosa vi dicono? Che siete belle, brave? Continuano a seguirci per tutte le rappresentazioni. I nostri mariti continuano a seguirci. Con gli amici? Sì. Con gli amici. Carino Corrado. Poi se c'è una... se c'è una forma di energia che è veramente un antidoto contro queste cose qui, è proprio il teatro. Il teatro è una forma, è un'esplosione di energia, è uno scambio col pubblico. Non dico che può essere una cura, però certo, insomma. Sì, nel nostro caso, è stata una cura, perché è stato molto difficile allestirlo. Chiamiamo come regista, perché le emozioni erano fortissime. Tutte donne poi che facevano altro, fanno certo, altro. Sì, fanno altro, sono straordinarie. Sono straordinarie. Ma come fate ad andare d'accordo in 11 donne? No. È praticamente impossibile. No. Allora io sono un po' un cerbero. Però ci lega questo sentimento bello, pulito, certo, che è la sorellanza. Io in questo cancro che sto vivendo da 21 mesi, che rispetto al cancro che ho avuto al seno, io ho fatto la chemioterapia, la radioterapia, tutto quello che c'era da fare, non è niente quello che ho avuto rispetto a quello che ho adesso. Però il cancro mi ha dato l'opportunità di partecipare a questo corso di scrittura autobiografica, conoscere le mie sorelle che mi sono di grande sostegno, e ho potuto così tirar fuori ancora tutto l'amore che ho. Grazie. Certo, però per una donna, come anche per un uomo, quando arriva la malattia si pensa anche ad un cambiamento fisico. La paura c'è stata. Sì, certo. Sì, certo. Anche perché poi anche quando si fa la chemio, noi adesso siamo qui, così, diciamo, belle, insomma, fra virgolette, senza però capelli. Quando si fa la chemio si diventa proprio... orribili, no, ci si guarda allo specchio. Dai, la faccia da chemio non è una passeggiata, senza capelli, però. E a proposito di questo, vorrei dire, se possibile, che io ho voluto anche dei costumi molto femminili, che mettessero in risalto anche un po' di scollatura, perché la maggioranza di noi ha avuto un carcinoma al seno, quindi ci sono questi problemi, e noi vogliamo dare coraggio alle donne che non si amano più nella loro mutata bellezza, come dico io, e questo viene recepito. Io vi ringrazio, abbiamo delle rose, l'unico uomo è Corrado. Corrado, prendi le rose e regala a queste quattro donne meravigliose. E ancora danzo la vita. Grazie. Io vi ringrazio, salutatemi le altre. Grazie anche a Corrado Tedeschi, che ha voluto raccontare un pezzo importante della sua vita. Grazie. Sì, ci tenevo. Grazie mille. Grazie. 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 Gli uomini come Corrado. Grazie.